Carabinieri? Marcia, buonasera, sono Rocco Doria di San Giovanni in Fiore. Buonasera, buonasera. Scusate se vi disturbo a quest'ora. Sentite, io la situazione mia è una mica particolare, nel senso che ero aiuto a Crotone, che mi voleva allontanare da poco era a casa che la mia moglie mi aveva scartavicciato, no? E poi mi era aiutando break and break a Cotone e mi sono perso, insomma, ho ritrovato su break and break e ero smutto in macchina. Ma come ha fatto ad andare a Crotone in questi periodi che non ci si può muovere dalla residenza, scusi? No, ma è fatta l'autocertificazione, è fatta. Ah, tutto regolare, quindi. Sì, c'è scritto sopra che mi recco a Cotone, che mia moglie mi ha portato alla mia, insomma, c'è scritto le motivazioni, tutto regolare, mica è una cosa Ma che ci mancherebbe. signor Loria, non c'è la voce che sta dicendo lei. No, ce l'ho aggiunta io. Poi, Mara ci siete. Sì. Poi, arrivato là, mi sono perso, ho ritrovato il giorno su break and break, ero muto in macchina, mi hanno fermato i colleghi vostri carabinieri 2 volte. Alla seconda volta mi hanno detto un'altra volta qui, ecco un'altra volta qui, se sono qui, sono qui, se non c'ero qui, vuol dire che... Signor Loria, la interrompo un attimo. Lei mi può fare una foto, poi mi fa uno screenshot e me la manda? Ci devo L'autocertificazione. fare? Mi fa una Screenshot. foto, mi fa una foto, poi mi fa uno screenshot e me lo manda. Io uso screenshot o lo usaccio, credo. Allora lei... Non male ci credete, questo screenshot se usapiamo faccia. Io sono mo arrivato alla casa, che i colleghi vostri, no? Sono stati gentili, che era rimasto pure senza benzina alla Sì, macchina, sì. quindi c'ho una pantaglia grossa. Signor, la Dite, Marcia. interrompo, voi già Sì. siete in infrazione, non si può cambiare, non si può aggiungere, se ognuno aggiunge sull'autocertificazione è finita, per quel motivo non si può andare via. Marcia, ho capito Marcia, ma scusate, io non è che mo arrivato a Cotone là mi potevo imbrunare a Narasa e stavare a Cotone, non sono di là io, ho capito, Ma abito a San Giovanni, non è che... non si poteva Poi, muovere. Con che macchina è no, andato? Come è andato? ve l'ho detto, la pantaglia anche tiene, c'è una pantaglia anche rossa e praticamente poi i vostri colleghi Sì. mi hanno trovato su passata, con un risperato era là, no, attentora mia. E mo sono stati molto gentili, che mi hanno fatto 5 euro di benzina alla macchina e Sì. mi hanno fatto raccogliere Ah, perfetto. fino alla casa, avete capito che voglio dire? Sì. E adesso qual è il Mo, problema? adesso il problema mo è mo bello il problema, che sono arrivato a casa, mia moglie ci ha fatto lo sbarramento alla porta. Come faccio a fare? Marascia, Sì, zitti. Ma chiusa la porta non me la apre. mi sento. Stai bussando che è una trafficata dietro a terra. E stai venendo a Adesso. copanata, mi stai facendo, mi stai rompendo le mani, mi stai rompendo. Non mi apre, io continuo a gridare, mi sta gridando, andava a tassa, te va a governo, andava a tassa, te va a governo. E il signor menzionava via. E c'è su 2 gradi, un grado e mezzo forse c'è su uno. Ma sua Se mi moglie. piglia con una breve, con una tussa che è rassosia, mi piglia pure a me su coronavirus. Signor Rubinetto. Ma sua moglie è in quarantena. E non c'è a casa, il non c'è a casa. E quarantena. No, è più grande. Allora, Per 57 anni, te. signor Loria, qua stiamo, Sì. non scherziamo, signor Loria, che pensa di fare adesso? Se sua moglie non la fa entrare, lei deve entrare, perché non si può E stare o qui. venite voi, Io o venite vengo. voi, là è la convinzione. E dica io, a me me la pare il maresciallo, di me Ma la pia, a me ci può chiamare la busseria. signor Loria, Sì, ma... o venite voi con la forza e ci dice, oh, rapite il signor Rocco, vostro marito, oppure vi arrestiamo, ok? Facciti a spagnare, facciti una cosa. C'è sto caffore io, mo, maresciallo. Ma voi non avete un'altra sistemazione per questa notte? Poi domani vediamo.
Cioè, il panno per dell'uomo davanti alla porta, si può tappeto con una canna. Se lei non... No, veni, avete venire, non c'è un'autocertificazione che facciamo spagnare, che c'è scritto ricette, c'è ricette, su base autocertificazione c'è scritto che ogni moglie deve accogliere il marito, quando tu prima di andare, per esempio, no? Sì. Venite come potete fare, io c'è morire un luogo, c'è sempre tre. Ma lei perché è andato via? Lei ha sbagliato, quando è andato sono via? Sono andato via, Marascià, perché non c'è la pagina a stare curi la rincia. 15 giorni chiuso, ma avete creduto che mi avete scartaveggiato, lo sto dicendo a tutto il mondo, Marascià. Avete capito che voglio dire? Sì, ho capito. Infatti, ho capito. Sapete qua bene, non credo a nulla, che c'è l'unito che dice che va butto un credo a una, capito? Che voglio dire. Ho capito, ma io adesso che clausola uso? Che clausola uso? Che ne sa clausola? Senza clausola, con le bonariamente a me pare, senza clausola. Vedete se potete fare bonariamente, venite, tutto tutto alla porta, ci sono imbarazzato come chiamate voi, ci aprite a cose che se non siete fuori dai, c'è capace che vi possiamo arrestare, capite? Magari la spagnare e rapa. Quindi... Qua c'è su casa mia stanotte a sopportare, però che fare, intanto mangiare io posso stare in cama che ne c'è morto un tutto, davvero. Per questa notte, visto che adesso noi siamo fuori sede, non possiamo, io non posso venire lì, per questa notte... Ma non... come fuori sede? Non si può uscire, Marascià, siete sciolto. Non si può uscire, Marascià. Marascià, non si può uscire, voi siete sciolto. E mo chiamo la polizia. O venite alla casa mia, mi risolvo il problema, mo chiamo la polizia. Pronto? È spagnolo. Pronto?